Papagoenko. Come fai a dire Leonardo? Perfetto, quindi è stato bravissimo. Con un becco così però non mangiano solo semi e noci. Il loro cibo principale è rappresentato dalla frutta. Mangiano tanti tipi differenti di frutta. Come fanno ad individuarla in mezzo alla foresta? Dovete sapere che i pappagalli riescono a distinguere molto bene forme e colori differenti. E ora ve ne daremo una dimostrazione utilizzando uno strumento un po' particolare. Si tratta di un puzzle, guardate, ci sono delle forme diverse che hanno anche una colorazione differente. Protagonista in questo caso sarà il Jimmy, che dovrà ovviamente sistemare le forme nella corretta posizione. Partiamo dal cerchio, velocissimo. L'ottagono è difficile. Perfetto. Ora il triangolo. Benissimo. Quadrato. Questa loro capacità è fondamentale per la sopravvivenza in natura, così come lo è anche la grande intelligenza di cui sono dotati questi animali. Proprio per questo è fondamentale, in ambiente controllato, stimolarli con dei giochi, delle prove di abilità, come quella che state per vedere. Guardate, ci sono dei verdi e degli anelli. Scopo di questa prova sarà quello di sistemare gli anelli nei verdi in maniera corretta. I protagonisti saranno Rio e Paco. Riusciranno secondo voi a sistemare gli anelli nei verdi? Dite di sì? Paco! Velocissimo! Paco è stato velocissimo e Rio probabilmente si è offeso perché Paco ha già sistemato tutti e tre gli anelli del perno. Ma diamogli qualche istante e vediamo se anche lui vorrà prendere una nuova divinità. Molto bravi, hanno risolto la prova di abilità. Come avete visto però hanno utilizzato strategie differenti. Paco per far prima ha preso tutti e tre gli anelli insieme, mentre Rio li ha sistemati con calma uno alla volta. È normale, se ci pensate anche noi a volte utilizziamo strategie differenti per risolvere lo stesso problema. E ora altra prova. Jimmy, non anticipare i tempi, eh? Allora guardate, c'è una corda. Punta la corda, adesso Veronica attaccherà un secchiello e nel secchiello ha messo una nocciolina. Lo scopo della prova qual è? Riuscire a recuperare la nocciolina presente nel secchiello. Ci riuscirà Jimmy? Eccola, che si catapulta praticamente a recuperare la nocciolina nel secchiello. Stessa prova ora. Rio qua davanti, guardate, anche per lui una corda, in fondo alla corda c'è un secchiello e ora Simone ha messo una nocciolina nel secchiello. Non mi fai neanche finire di parlare, Rio, velocissimo, recupera la nocciolina. In questo caso hanno utilizzato strategie diverse per risolvere lo stesso problema. Qui però abbiamo una discriminante importante. Nel caso di Rio la corda e il secchiello erano più piccoli e più leggeri.